Ciao, benvenuti a questo mio nuovo video creazioni che raccoglierà esattamente due modelli di bracciale, un paio di orecchini e la collana che state vedendo in questo momento inquadrata. Ho creato queste cose, diciamo, dalla fine d'agosto, forse già inizi settembre, fino ad oggi sto girando questo video il 19, ma in realtà ho terminato queste creazioni il 15 di agosto, scusate, il 15 settembre, ok, sono già in palla e appunto ho deciso come al solito di mostrarvele in questo video creazioni. Ormai ne sto facendo uno al mese, un appuntamento fisso e vi ricordo, prima di mostrarvi il tutto, che se vi piacciono appunto gli schemi di questi bijou che vi mostro, li potete trovare nel mio negozio Etsy. Il link lo trovate qua sopra, in sovraimpressione sul video, basta cliccarci sopra, o altrimenti, se siete collegati con tablet o cellulari, non fa vedere appunto come si chiamano, i link in sovraimpressione. Però, se aprite le informazioni qua sotto il video c'è proprio il box, basta cliccare per aprire, per estendere le informazioni, trovate tutti gli indirizzi dei miei riferimenti, il blog, eccetera, eccetera. Quindi basta con le chiacchiere e passiamo a vedere che cosa ho combinato. La collana che vedete inquadrata ormai da inizio video, questa, si chiama Collier Cremona. L'ho fatto nelle tonalità del oro spento e del nero perché sono due colori che abbinati insieme io adoro particolarmente. Questa collana è stata fatta proprio per essere indossata da me, quindi l'ho ricreata con queste tonalità. Ho utilizzato delle tile cieche. Tante di voi a volte mi dicono: ma che cosa sono le tile cieche? Le tile cieche sono delle perline quadrate a due fori e sono prodotte in Repubblica Ceca, per questo ceche, non perché ci siano altri motivi, si chiamano proprio così. E cioè, il ceche indica la provenienza, è come se dicessi le tila giapponesi, che sono alla fine quelle della Miyuki, che invece, che sono sempre perline quadrate a due fori, ma sono molto più sottili, molto più cioè meno cicciute rispetto a queste. Io ultimamente sto utilizzando molto queste perché le adoro. Quindi le perline quadratine che vedete qui intorno, ad esempio qui, sono tile. E, ho utilizzato sia un nero opaco, come nel caso delle tile, appunto di questa creazione, che un nero più lucido, che è quello delle Super Duo all'interno dei moduli. E quindi ho cercato di creare questo effetto opaco, satinato, che mi piace molto. È una collana semplice da fare, molto semplice, perché si tratta di moduli che poi si vanno assemblati insieme mediante altre perline e mezzi cristalli. Ho utilizzato una chiusura a calamita con degli strass, mi piace molto questo tipo di chiusure e le utilizzo appena posso. In questo caso la collana è stata fatta come girocollo, appunto, quindi non è molto molto lunga, l'ho fatta su misura, diciamo così, per quel che mi poteva andare bene, ma ovviamente può essere modificata aggiungendo dei moduli per farla anche più lunga, cioè questo poi è a discrezione di chi la farà o la indosserà. E niente, l'ho chiamata Cremona per dedicarla appunto alla città nella quale vivo, che amo moltissimo. E niente, questo è quanto in merito a questa creazione. Voglio poi mostrarvi questo bracciale che ho deciso di chiamare Stargate, non per la serie TV in realtà, ma perché la lavorazione mi ricordava una sorta di cancello, di inferriata, di recinto, e invece la parte centrale del bracciale, che è molto luminosa per via degli Swarovski, mi evocava ricordo di stelle lontane, per cui ho deciso di chiamare questo bracciale in questo modo. È veramente molto molto luminoso. Io l'ho indossato ieri sera e anche al buio fuori brillava in una maniera incredibile, grazie appunto ai bicono che sono presenti in due colorazioni su questo bracciale. Avevo fatto un'altra versione
di questo, che è leggermente diversa. Intanto ci sono le deliche e non le rocaille, e ha appunto dei piccoli particolari differenti che non mi piacevano, appunto perché mi facevano incurvare male il lavoro alla fine, dalle due estremità, per cui l'ho rifatto cambiando diverse cose, e questa è la versione appunto definitiva. Questi bicono che sono al centro sono bellissimi e sono quelli che vi ho mostrato nella review di Sabrina Cristalli, l'ultimo video che ho fatto, dove appunto vi faccio vedere i bicono AB che ho preso, e questi sono i Caribbean Blue Opal AB per 2, e sono veramente qualcosa di spettacolare. Ma io in generale proprio adoro questo bracciale, è proprio penso uno dei preferiti che io abbia mai creato per quel che riguarda appunto il mio gusto personale. Vi faccio vedere anche la prima versione che avevo fatto di questo, ed è questa qua. Ve la faccio vedere magari per quanto per magari perché posso darvi magari un'indicazione per l'abbinamento di colori. Ho utilizzato delle perle della Swarovski, sempre da 6, color corallo, rosa corallo, due tonalità di bicono. Quelli che vedete qui sono in colorazione Sand Opal, un bellissimo grigio opalescente. Poi ci sono dei Rosemontè, che sono quei cristalli con il castone a croce. Questi li avevo presi da Sabrina Cristalli, ma li trovate sia da lei e anche su Pears & Co. Ho acquistato anche per l'altro bracciale, li ho acquistati da Pears & Co. E sono in colorazione Caribbean Opal. Vedete? Questi che sono sulla sommità dei bicono, mentre questi invece sono in colorazione AB, Crystal AB. E appunto questo è l'altro modello di, cioè l'altro, il bracciale nell'altra colorazione, che appunto forse ha dei colori un po' più classici rispetto a quell'altro, un po' più diciamo così sull'elegante, magari per qualche evento, qualche serata, insomma, mentre l'altro secondo me può essere usato tranquillamente di sera, anche se ci si veste in maniera sportiva, ad esempio con i jeans, perché avendo tutto questo azzurro al suo interno e l'argento, secondo me è abbastanza sbarazzino, ci può stare bene. Un altro bracciale che ho fatto recentemente è questo qui, che ho chiamato bracciale bolle, perché appunto avendo tutte le perle, vediamo se è così, avendo tutte le perle ricorda un attimino le bolle di sapone, almeno a me ha fatto ricordare quello, per cui ho deciso di dargli questo nome, e, ed è fatto tutto sulla tonalità del verde acqua e dell'oro. Questa tonalità di oro è quello della linea Metallic Suede, delle Super Duo intendo, mentre le perle sono delle perle color verde acqua che avevo in casa, non ricordo dove le ho acquistate, ma non sono Swarovski, e i bicono invece sono i Crisolite Opal, sempre della Swarovski, e questo era l'altro bracciale che volevo mostrarvi. Poi, in ultimo, voglio farvi vedere un paio di orecchini che avevo fatto anche in tonalità turchese e argento, ma che non ho più a disposizione, ma vi metto una foto qui adesso. Mentre questi invece sono sulle tonalità del nero e dell'oro spento. Volendo si possono fare anche senza il perno sopra, senza questa parte superiore, attaccando la monachella direttamente al fiore sotto. Questi si chiamano Diva, ho dimenticato di dirvi il nome, e volendo potete farli appunto senza la parte superiore, e potete anche apporre una goccia pendente nella parte sottostante, a seconda di come vi piacciono appunto grandi gli orecchini. E con questo è tutto, vi ho mostrato tutte le mie ultime creazioni, spero che vi piacciano, e se avete dei suggerimenti sono ovviamente sempre pronta ad accoglierli con piacere. Inoltre vi chiedo la cortesia di mettere mi piace a questo video, se appunto vi piace. È proprio una cortesia che vi chiedo per aiutare a crescere il mio canale, di iscrivervi al mio canale e magari di mettere mi piace anche alla mia pagina Facebook. Tutte queste cose le trovate, cioè la mia pagina Facebook la trovate qua sotto, sempre nell'info box, che è 75 Marghe 75.
Con questo io vi do appuntamento al prossimo video e vi ringrazio per aver guardato. Grazie e alla prossima. Ciao!